si sono svolti questa mattina nella chiesa Maria Santissima del Rosario di Pompei, del quartiere Mariconda di Salerno, i funerali di Anna Borsa, chiesa dove la famiglia della giovane era molto conosciuta. Dolore e lacrime in tanti hanno voluto salutare per l'ultima volta Anna. Ogni vita è unica e irripetibile, ha sottolineato Don Angelo Barra, parroco a Mariconda. Ci troviamo di fronte a un omicidio e un tentato omicidio, atti umani di profondo degrado. Don Angelo ha ricordato che il funerale è un momento comunitario di riflessione e di preghiera per i credenti. È stato proclamato il lutto cittadino a Salerno per l'omicidio della trentenne uccisa dall'ex fidanzato Alfredo Erra a Ponte Cagnano, Faiano. Il sindaco Vincenzo Napoli ha disposto il lutto cittadino per oggi, 5 marzo, nella giornata in cui sono stati celebrati i funerali. Lutto cittadino anche a Ponte Cagnano, dove si è svolto l'assassinio della trentenne. Il sindaco Giuseppe Lanzara ha invitato le istituzioni pubbliche, la cittadinanza, le organizzazioni politiche, sociali, culturali, sportive, produttive e di titolari di attività private di ogni genere ad esprimere la propria adesione al lutto cittadino attraverso forme autonome di partecipazione in segno di raccoglimento e rispetto per l'efferato accadimento.